Sia lodato Gesù Cristo. Approfitto della diretta per dire ad eventuali pellegrini che io il 28, 29, 30 non ci sono. Bisogna chiedere ai vescovi italiani che cerchino qualche sacerdote che ormai in comunione con Bergoglio lo mandino qui a confessare a Carini. In questo saluto del sabato delle quattro tempora di Avvento ci sono molte letture se si fa la messa lunga, ma si può fare anche la messa breve come ho fatto io, che comunque comporta due letture più il Vangelo. Mi fermo sulla seconda lettura, che è molto interessante perché è quella che sembra descrivere i tempi in cui viviamo. Vediamo di farne un breve commento. Niente di nuovo, perché padre Alessandro la cita spesso, ma voi sapete che la vita è fatta di cose ripetute. Quante volte nella nostra vita ci siamo messi a tavola, eppure chissà quante altre volte ci metteremo di nuovo a tavola. E a tavola poi mangiamo le stesse cose, e chissà quante altre volte mangeremo di nuovo le stesse cose. E così anche le prediche, si ripetono sempre le stesse cose. San Paolo mette in guardia 2000 anni fa da coloro che aspettano come imminente il giorno del Signore. Probabilmente sono quelli che avevano smesso di lavorare per questo, di cui San Paolo parla nella prima lettera ai Tessalonicesi. Noi aspettiamo certo il giorno del Signore, il ritorno di Gesù Cristo, ma nel frattempo continuiamo a vivere, a lavorare, a fare figli. Anche ora in cui veramente sembra che il ritorno di Gesù sia alle porte, noi non possiamo per questo smettere di lavorare, di sposarci, di fare tutto quello che riteniamo nostro dovere. Poi San Paolo dice che prima del giorno del Signore, o ritorno di Cristo, deve arrivare l'apostasia. Però non dice le modalità di questa apostasia. L'apostasia nel mondo, in un certo senso, c'è sempre stata. Credo che parli dell'apostasia nella Chiesa, e quella effettivamente ora c'è. Come uno che siede sul trono che fu di Pietro è invita a benedire le non coppie gay, voi capite che il capovolgimento è stato fatto. Poi questo tale dice che i comandamenti non sono assoluti, sarà un invito a uccidere chi ci dà noia, poi critica la Trinità, poi dice che Gesù faceva lo scemo, e tutte le altre cose che sapete, come chiudere le chiese. Abbiamo vescovi e cardinali che accettano tranquillamente un falso papa così, magari elogiano la legge sull'aborto, la gente in chiesa non ci va quasi più, forse siamo arrivati davvero, forse, all'apostasia di cui parla San Paolo. A questo punto dovrebbe essere imminente anche l'apparizione dell'uomo del peccato, del figlio della perdizione, l'avversario che si esalta di sopra di tutto ciò che porta il nome di Dio fino a insediarsi nel Tempio di Dio e a proclamarsi Dio. Sono parole che la tradizione applica all'Anticristo, il cui arrivo a questo punto sembra imminente. Del resto la Madonna alla Saletta ha detto: Roma perderà la fede, si tratta della Roma dei cardinali, dei vescovi, della Curia, e diventerà la sede dell'Anticristo. Siccome la Saletta sono apparizioni approvate dalla Chiesa, dobbiamo pensarci. Che la Roma di Bergoglio abbia perso la fede è ormai sotto gli occhi di tutti, quindi non dovrebbe mancare molto all'apparizione dell'Anticristo. Poi San Paolo dice tante altre cose, ma queste possono bastare. Viviamo sempre nel tempo dell'apostasia. La prova, padre Livio. San Paolo in questa lettera parla della potenza d'inganno, non nel testo che abbiamo letto, ma c'è anche questa espressione, c'è una potenza d'inganno, molti verranno ingannati. Come dice il Vangelo, l'Anticristo farà tali miracoli potenti da ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti. In questa lettera dunque si parla della potenza d'inganno che i partigiani di Satana riescono ad avere. Ora un padre Livio benedice le coppie gay è il segno chiaro che l'inganno di Bergoglio e dei suoi compari è riuscito molto bene. Ho detto padre Livio perché è uno dei più conosciuti, ma chissà quanti altri preti e vescovi accettano la fiducia supplicando senza battere ciglio. Lo dice il Papa,
il Papa è il Papa, al Papa bisogna obbedire. Possibile che non le sfiori il dubbio, ma il Papa può andare contro la parola di Dio? Ma un massone può essere Papa? Ma un gesuita può diventare Papa? Ma i tantissimi errori fatti da Bergoglio sono compatibili con il suo servizio petrino? Ma nella Chiesa c'è qualcuno che lo contesta? Vediamo cosa dicono, vediamo di chiarirci le idee. No, niente. Adesso finalmente ci sono degli episcopati contro Bergoglio, speriamo che non si fermino lì, che arrivino all'unica conclusione possibile. Se questo qui ci dice eresie, chiaro che non è il Papa. No, padre Livio e molti altri sacerdoti vanno avanti per la strada di Bergoglio. Il problema è che adesso padre Livio porta le anime all'inferno assieme a Bergoglio. Siamo davvero all'apostasia. Cosa dobbiamo fare noi? Primo, ringraziare il Signore che ci ha illuminati per tempo, un po' tramite padre Alessandro, un po' tramite le profezie. Secondo, restare salvi nella fede di sempre. Terzo, salvare il più gente possibile dal baratro dell'apostasia bergogliana in cui sono caduti. Tutti abbiamo parenti, amici e conoscenti che ancora riconoscono Bergoglio come Papa. Ora il nostro zelo per illuminati si deve moltiplicare. Dopo l'ultimo documento infame bisogna moltiplicare gli sforzi per illuminare la gente. Se per ora si possono benedire le coppie gay, in questo passo si potranno approvare le messe nere, il satanismo, il matrimonio con il mio cane. Magari si arriverà a proibire il matrimonio tra un uomo e una donna perché è troppo tradizionale. Ormai aspettiamoci di tutto e di più. Quando si lascia la verità si cade in tante altre cose strane. È urgentissimo che diciamo a tutti di lasciare da solo Bergoglio con i suoi entourage partigiani del diavolo. È urgente anche lasciare solo padre Livio, nel senso di non ascoltare più Radio Maria e invitare altri a non ascoltarlo più. Insomma, è urgente uscire da Babilonia e illuminare quante più persone possibili sul grande inganno che stiamo subendo dal 13 marzo 2013 e che prepara inganni sempre maggiori. Tutto questo con la certezza della vittoria. San Paolo dice: quando l'iniquo si manifesterà, il Signore Gesù lo distruggerà con un soffio della sua bocca, lo annienterà con lo splendore della sua venuta, cioè lo distruggerà con molta facilità. Il vento cambierà direzione e noi finalmente potremo respirare aria pura. Sono sicuro che Bergoglio e i suoi compagni faranno una brutta fine. Coraggio dunque, continuiamo intrepidi la nostra battaglia contro le forze del male e del caos e con l'aiuto della Madonna arriveremo alla vittoria. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.